Buongiorno a tutti e bentornati, bentornati a Renato, bentornata Giovanna. Ciao, Buongiorno a tutti. buongiorno. Buongiorno, Come tutto stai? bene? Bene, bene, Tutto a bene, posto? bene. Ciao, Gio. Ciao a tutti. Allora, che cosa ci prepari, Renato? Io volevo fare un'insalata di polpo con dei peperoni in agrodolce, Sì? delle due capperi, delle olive denocciolate di Dell'azienda Mafon, Maffone, che ringraziamo dei nostri queste sono sponsor. olive taggiasche, e poi mettiamo dentro due pomodorini, mettiamo il mio sale, Assolutamente. aceto balsamico e due granuline di pepe, che sai quando li mangi Che ti sgranocchia. trasformi. Cominciamo? Ok, cominciamo. Io direi proprio di sì. Ricordo sempre e porta la Bene, linea sapori sì, dintorni di Conad, esatto. è una linea particolare perché è quella linea che Conad ha creato apposta per dare spazio ai piccoli produttori e portare nella nostra tavola i prodotti di tutte le regioni dell'Italia. Ah, tu qua hai il polpo già Sì, l'ho lestato. lessato prima perché Perché ci vuole molto altrimenti tempo. domani mattina eravamo ancora qua. Quanto Cosa dici? ci vuole? 40 minuti più o È una meno? quarantina di minuti, ci vogliono tutti, ci vogliono tutti. Tieni presente che questo è un polpo che era sul chilo e mezzo, 2 chili. C'è? Adesso c'è chi piace che il polpo deve essere piuttosto, io mi piace che sia masticabile, diciamo. Non ho capito cosa volevi dire. C'è chi piace che sia No, più cotto, più no? Ma cotto, questo è a te piace cottissimo. invece sentire un Che sia po' sotto i masticato, denti e anche qualcosa. quando lo vado a tagliare, mi piace, non mi piace quel polpo tagliato fine fine, sai? Perché C'è? se è fine fine mi sembra robetta per malati. Quindi facciamo pezzettoni più grandi. No, ma è anche così, eh. A parte che qua dentro, in questo polpo qua, ci starebbe bene anche una patata lessa, volendo, Sì, come nella classica insalata di eh. Sì, polpo. così mi dico che va bene, Però cosa noi facciamo dici? una cosa un po' alternativa. Ecco, È anche un po' più elegante, dai. Sì o no? quindi tu praticamente l'hai lessato, te l'hai già Praticamente preparato, lo l'ho metti a pezzi lì. lessato, l'ho fatto praticamente Si serve quindi freddo o raffreddare, sì, l'ho tiepido? messo nell'abbattitore, l'ho fatto raffreddare 2 minuti. Sì. Veramente non l'ho fatto lessare io, Ah, l'hai dato qualcuno da lessare. Hai fatto fatto proprio il minimo indispensabile, l'hai l'ha tagliato. lessato la Lorella, non l'ho lessato io, grazie. Sei certo? E certo, non parto mica da Varazze col Col polpo polpo lesso, lessato. scusa, Bene. Ecco qua, adesso mettiamo un po' di questi. Questi sono peperoni in Sì, agrodolce. questi Che ti eri già si preparato. danno, Oggi sì. sei organizzatissimo, te li eri già preparati Ma belli. pensa come sono organizzato oggi. Vero? Sei forte, Virgola. Mi Oggi sei proprio in piace forma, tanto, Lero. eh. Poi ci mettiamo un po' di caperi, non tanti, ma 2 o 3 caperi, vedo. Sì? Due caperini così. Senti che profumo che c'hanno questi caperi qua. Sì, E assolutamente. adesso, questa è Le una chicca, olive questa è una chicca, nocciolate. questa è una chicca. Bella abbondante, eh. Adesso, sai cosa ci mettiamo? Un po' del tuo Un po' del mio sale. sale, poco, eh. Perché il polpo sembra così, ma a volte il polpo è quello che è sempre. E poi ci mettiamo un po' di queste, guarda. Il pepe rosa. Intanto io chiedo a Giovanna che vino abbiniamo a questa insalatina. Ci abbiniamo un pigato di Mafone, di questa azienda di Acquetico vicino a Pieve di Teco, un'ottima azienda, e consigliamo un bel pigato perché il pigato, essendo un vino molto secco e di buona acidità, si abbina molto bene a tutte quelle pietanze tipiche liguri a base di pesce, ma anche in abbinamento alle verdure. E quindi vogliamo dare questo consiglio molto, molto fresco e molto piacevole. Grazie A Giovanna, voi. ringraziamo sempre anche l'azienda Maffone. Io aggiungo ancora un po' di olio al Un po' di olio peperoncino, dai. piccante. Quello piccante, quello che piace a te, perché Esatto. ho detto non ce lo metto, Lo so poi che lo sai, fai per me, poi so che te Renato. senza, eh. Sì. Si sente tantissimo, cioè sono i capperi. Viene voglia anche Dai. a me. Quasi quasi, Ti sai. faremo mangiare qualcosa anche a te A oggi. quest'ora cosa dici? Aspetta, eh. Ce lo mettiamo Eccolo tutto. qua. Sì, impiatta tutto. Dici che Sembra, rimane? poi abbiamo fame. Sì? Non si Sì. direbbe, eh. Non si direbbe. Cioè, ce li metto tutti Tanto sei così, sempre eh. indeciso, ma alla fine lo metti in mondo. No, Quindi. perché No, questi non sono piatti, Lore. guarda, ma guarda che bei Questi colori. sono piattoni, questi qua. Aspetta, grazie, Giovanni. Vieni, vieni. Adesso mettiamo appena di Prezzemolo. prezzemolo così che fa un po' di Ecco, fa un po' colore. di verde, Poi, bello. prezzemolo
prendiamo un po' di questa glassa qua e facciamo questo lavoro qua, facciamo così. Quel ghirigoro che ti piace tanto. Sì, perché così te lo fai passare, no? E qui invece ce la mettiamo così. Sì, così puoi anche scegliere se utilizzarlo o no, no? Se vuoi pucci. E io direi che va bene così. Mettiamo un goccio di olio a crudo sopra. Sì. Come niente. Prima avevi messo solo quello piccante. Sì, solo quello piccante e basta. Io direi che va bene così sto piatto. Cosa dite? Mi sembra perfetto. Lo mettiamo qua. Il vino? Ecco. Mettiamo vicino al suo vino. Ah, che bel vino. Ricetta velocissima e gustosa e vi diciamo buon appetito. Buon appetito.